Poracci, insomma, questo primo showcase è arrivato creando un bel po' di scompiglio all'interno della community Nintendo. Sebbene fossimo stati avvertiti che il suo contenuto sarebbe stato ben diverso da quello di un Direct classico, la presentazione è riuscita comunque a spiazzarmi. Secondo me non si tratta di un Direct da bocciare a prescindere e in questo video cercherò di spiegarvi il perché. Mi raccomando però, sono curioso di sapere la vostra nei commenti e prima di iniziare a lanciare insulti e maledizioni contro Nintendo, come al solito lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Questo partner showcase ha sorpreso anche chi, come me, volava a parecchio basso di aspettative, tanto che nel precedente video, dove ipotizzavo la lineup dei titoli che sarebbero stati presentati, purtroppo ho indovinato solo uno dei nomi più altisonanti, ovvero Shin Megami Tensei 5. Facciamo un po' di ordine però. Fa piacere vedere il continuo supporto dato a Cadence of Hyrule e i 3 DLC che andranno a comporre il Season Pass dell'espansione standalone di Crypt of the Necrodancer sono un'aggiunta tanto inaspettata quanto gradita. In particolare il terzo DLC a tema Majora's Mask è una vera chicca per gli appassionati e non può che farmi sperare che in futuro Nintendo conceda in gestione i propri brand per altre operazioni del genere. Ben più freddino mi hanno lasciato i due annunci relativi a Rogue Company e Battlegrounds, ma mi rendo conto che sono due titoli che possono avere il proprio pubblico di riferimento. Il primo per chi è in cerca di un Battle Royale free to play, il secondo per chi è rimasto scottato dall'ultimo deludentissimo WWE 2K20, il punto più basso raggiunto dalla serie dedicata al wrestling. Gli amanti dei JRPG poi non potranno che avere risultato nell'aver finalmente visto qualcosa di concreto su Shin Megami Tensei 5 e sebbene la data sia stata piazzata per un generico 2021 è apprezzabile lo sforzo da parte di Atlus di far arrivare il titolo in contemporanea sia in Giappone che in Occidente, eliminando i biblici tempi di attesa di solito impegnati per la localizzazione di JRPG del genere. L'annuncio di Nocturne, remaster del terzo capitolo della serie uscito originariamente nel 2003 su PS2, per quanto inaspettato, sa un po' di contentino in attesa del nuovo episodio ed è un peccato che lo vedremo soltanto a inizio 2021. Ed è qui che vorrei sottolineare il più grave difetto di questo Direct Mini, l'enorme differenza rispetto alla controparte giapponese. Il partner showcase del Sol Levante, dalla durata di 12 minuti invece che 8, ha messo molta più carne al fuoco rispetto alla presentazione pensata per il pubblico occidentale. È ovvio che alcuni titoli sono pensati esclusivamente per il mercato nipponico ed è comprensibile che Nintendo abbia deciso di non farli uscire dal suolo natale, ma a parte che quell'action RPG basato sul viaggio in Occidente ha tutte le carte in regola per interessare a un pubblico internazionale, a colpire in negativo è che in questi minuti aggiuntivi siano state svelate date di un certo peso, come Jump Force, Fairy Tail e anche Captain Tsubasa, giochi di sicuro non limitati dall'esclusività regionale. Quindi, sebbene qualcosa di interessante si sia visto, Shin Megami Tensei su tutti, era giusto pretendere qualcosa in più. Magari impossibile pensare in un Doom, Bayonetta e No More Heroes 3 compressi in pochi minuti di video, ma almeno una rapida carrellata di titoli minori avrebbe sicuramente reso meno amara la pillola. È solo il primo di una serie di partner showcase, ma questo è stato indicato come quello di luglio. Spero che Nintendo non pensi di placare l'impazienza della sua community per un mese intero con un direct del genere e che la cadenza mensile dei partner showcase sia eventualmente affiancata da altri reveal in grado di vivacizzare questo 2020. E voi poracci, delusi o soddisfatti? Anche se credo di sapere la risposta, sono proprio curioso di leggere la vostra opinione nello spazio dedicato ai commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, deluso, ma non troppo. Ciao!